Il foglio è uno spazio infinito. Da ogni lato si può arrivare fino all'orizzonte delle emozioni. Si può iniziare a scrivere, a disegnare, a tracciare appunti da ogni punto indefinito di questo infinito e lasciarsi trasportare dal tratto proprio dove porta il cuore, ovunque. Modena, bella e silenziosa, eppure capace di generare tumulti e passioni, celebra in questi giorni uno dei suoi artisti migliori, Erio Carnevali. Nelle sale della Biblioteca Civica d'Arte Luigi Poletti a Palazzo dei Musei viene presentata ed allestita la mostra Pitture da viaggio, i taccuini d'artista di Erio Carnevali. Si racconta visivamente una delle più intime magie di un artista, il racconto delle emozioni che non sono ancora opere, ancora quadri, ma che transitano dal cuore all'anima, dagli occhi alle mani, come energia indefinita e saggia, senza ancora sapere di essere materia d'arte. Come viaggio io non intendo il collegamento delle distanze da un luogo all'altro in termini di tempo o di misura chilometrica. Io intendo il viaggio proprio come momento di sensazione, di ricerca e quindi di possibilità di conoscere i luoghi attraverso il proprio pensiero. Questo è stato un po' il comune denominatore che mi ha portato in giro per le mie mostre e per i miei lavori e soprattutto ha portato un insieme di esperienze e di conoscenze che mi hanno notevolmente arricchito in questo, perché ogni luogo ha una sua anima, un genius loci, e da ogni luogo io sono riuscito a trarre quelle che sono le essenze di questo luogo. Con i taccuini d'artista esposti alla pudica curiosità di chi sa di entrare nel profondo fondo di un'anima inquieta, la mostra esalta i più intimi sentimenti dell'artista, i colori che regalano gli arcobaleni poi trasferiti su tavolozza e tela. Carnevali si racconta con gli schizzi dei suoi viaggi tra Europa ed America, ed ogni schizzo è un'emozione, assaporata veloce ed ancor più velocemente, alleggerita sul foglio. 30 taccuini, 30 momenti realizzati nelle tecniche più svariate, dagli acquerelli all'acrilico, collage ed inchiostri colorati. Un unico intenso racconto di un cuore che sussurra con le diverse tonalità delle emozioni, che nascono come occasioni di pensiero e si moltiplicano riproducendosi in visioni immaginifiche e colorate. Un viaggio nel viaggio. I miei viaggi mi hanno portato un po' ovunque, in Europa, in America Latina, dove tuttora io opero. Però devo dire che una delle cose che maggiormente mi ha colpito e soprattutto mi ha portato ad amare questi miei taccuini di viaggio è stata la luce. Ogni luogo ha una propria luce. E vi sono luoghi che hanno una luce che viene dall'alto, ma vi sono luoghi anche in Italia. Per esempio, vi faccio l'esempio di Siena, dove la luce viene da sotto, dal terreno. E non a caso i colori della terra di Siena vengono identificati con un colore particolare, perché anche lì la luce della terra identifica il ruolo e il genio di quella terra. Io questo ho cercato di carpire, nulla più. È comunque un'esperienza che mi ha portato a conoscere luoghi, persone e quindi ad arricchire quello che è la mia conoscenza. Mentre si percorrono distanze, il cuore si incammina appena, un attimo prima o sosta un attimo dopo e si stacca dall'affanno degli arrivi e dall'entusiasmo delle partenze, perché ogni istante è lirica interiore dell'anima che sa di essere forte e sola, unica e porosa. I taccuini si intrecciano, si annodano come gli istanti e vanno oltre. Anche se tale esperienza è omaggio ai grandi esperimenti di memoria effettuati da Mack e Kandinsky nei racconti del Nord Africa, Carnevali dal canto suo, in modo del tutto originale, non saluta né parte, resta in moto pur valicando alte vette e sconvolgendo come brezze le onde di lunghe distese emozionali e inquiete. Carnevali sviluppa l'energia del colore con la quale si attrezza per lunghi tragitti in compagnia di se stesso e di ciò che lo assale nel cuore nel magico istante in cui, come germoglio emotivo, la sensazione si fa rigogliosa e vogliosa e senza ostacoli parte e riparte e poi ancora torna
e ritorna.